Firenze. Ettore Giannini è l'ideatore e il realizzatore di uno spettacolo nuovo, il Carosello Napoletano. La musica di Gervasio, con scrittura moderna, riporta in luce le melodie di 3 secoli, le salda le composizioni originali. Remigio Paone ha permesso a questa trasformazione artistica del documentario di raggiungere la ribalta. La piazzetta su cui arriva il pizzaiolo fa da centro alla seconda sequenza. È il luogo dove passa dal tramonto alla mattina il giorno partenopeo. Meglio un sommario caleidoscopio di visioni che un riassunto per evocare il carosello. Susseguirsi di invenzioni che si generano l'una dall'altra ininterrottamente, con esplosività instancabile, geniale e leggera, nel libretto e nella regia come nella musica, nella coreografia di Dallara, come nelle scene di Ratto e nei costumi di Maria De Matteis. Il teatro languiva. Giannini l'ha risuscitato con questa proposta, che alla prova è stata una riuscita. L'attore lavora con 2 sosia, il ballerino e il cantante, che si avvicendano con passaggi invisibili. Il grande problema dell'Ottocento, fondere sulla scena tutte le arti, ha trovato un'agile e sfarzosa soluzione novecentesca. Intorno a Giannini gli autori del successo. Sono i primi applausi. Il carosello inizia il giro del mondo.